Siamo in diretta di nuovo, sta per iniziare il secondo incontro tra Saronno e Legnano. Legnano schiererà la pedana straniera, mentre Saronno è interamente italiana. Una scelta importante. Assolutamente sì, l'ho già detto nella prima ripresa, è stata una scelta molto forte, un progetto che abbiamo perseguito, è il terzo anno, anzi il quarto anno che giochiamo con una squadra completamente italiana ed è il secondo anno in ISL. Il lead off ed è la nostra Ale Rotondo, che nel primo incontro ha ricevuto le prime due intenzionali di tutta la sua vita. Siamo già collegati in tre, invito tutti quanti a condividere la diretta sulle proprie pagine e andare sulla pagina del Saronno Softball a mettere un mi piace e a seguirci durante la settimana. 4-3, la prima assistenza sul primo lancio ed è un out. Dai, così, così! Abbiamo condiviso anche la diretta su Saronno Softball con un out e c'è Nicolini nel box. Marco, ti aspettiamo al campo, abiti praticamente qua dietro. Dai, godiamoci questo incontro, io che tifo Saronno e tu Legnano, forza! Fianco a fianco, cheek to cheek. Marco Iraghi, che tifa Legnano e che mi chiama la realista per una serie di commenti, sta guardando la diretta e abita lì, quindi la vede dal balcone la partita. Gli ho detto, vieni qua che la guardiamo insieme. Non vuole venire? Non lo so, non... no. Beh, magari avrà altro da fare. Sta salendo il numero dei nostri partecipanti alla diretta. Dai! 4-3, l'assistenza. Ripetizione di quelle di prima e siamo a due out. Nel box c'è Susi Soldi. Qui nel mentre si è alzata una bella arietta. Primo incontro è stato vinto da Saronno per 6-1. Ma la diretta adesso è su tutte e due, sia su sì. Saronno che sul bar del baseball. Bar del baseball. Cambio di velocità ed è due strike e due ball.
Basi scariche, let's go Susanna. Ciao Tony. C'è un bel contatto, ma c'è un'altra. C'è un'ottima difesa che poi sembrava out e invece in realtà è salva. Errore. Tony, da dove ci stai guardando? Ti aspettavamo qua con noi. Corridore in prima e nel box c'è Nicolini. Forse ho messo troppa foga prima. Non lo so, ma va bene così. Ah, ne approfittiamo anche per ringraziare la società Legnano che ci ha messo a disposizione la postazione e soprattutto ha dato il consenso a riprendere la diretta. Panzetta, ma sei a fare l'aperitivo che stai guardando la partita? E invece sei qua. La mamma di Rotondo usa il canale visivo live e anche il telefono perché gli piace consumare i giga. Ecco l'amico Princic. Massimo, vuoi salutare Princic? Chi è? Alessandro? Sì. Ciao Ale. Mi sa che è a Roma lui, Ruba la seconda Susanna Soldi. Ah, mi devo spostare un millimetro a destra, Marco, per riprendere il balcone? Salutaci Roma, Ale! Forza, forza, condividete amici che siamo già in 16, su, su! Si è conclusa questa parte alta della prima ripresa con 0 punti segnati e Soldi che rimane in base. Saronno si schiera con uno schieramento difensivo, direi ormai quasi un classico. Soldi in prima base, Betti in seconda base, Nicolini interbase, in terza base Brugnoli. Gli esterni sono Motta, la nostra ligure, la bresciana Valeria Bettinsoli e Marta Brugnoli. Poi in pedana c'è Serena Bognardi che aveva chiuso l'incontro precedente a ricevere Alessandra Rotondo. Ciao Paoletta! Salutateci Elisa! Anche l'amica Umer da Novara. E il Piemonte però per ora non è rappresentato in campo. Dai Umer, fai girare il video, te che c'hai tanti contatti, forza. No, grazie. Gira. C'è un parziale da Collecchio. Caronno sta vincendo 3-1. Ciao Remo, saluta tutta Nettuno. Grazie Paola, siamo troppo avanti. In realtà sta diretta non è proprio stata troppo avanti, ma gli amici del bar del baseball mi hanno sostenuto veramente veramente tanto. Yeah.
No, 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 c'è il palo, no, infatti. Sì, il vento è lezzo! Salva! No! E c'è la bella assistenza, Sol di Betty. Out! Primo out. Grazie Umer, tu la donna della communication che mi fai i complimenti. Sì! C'è un singolo di Ferraris. Vai, brava! Un out, nel box c'è Giudici che ha fatto bene nell'incontro precedente con un bel 2 su 3. Ricordiamo a tutti quanti di invitare più amici possibile all'interno del bar del baseball, tutti coloro che amano i nostri due sport, softball e baseball. Pagina vivacissima e gruppo vivacissimo. E poi ricordiamo agli amici del bar del baseball a sua volta di andare sulla pagina del Saronno Softball per farla esplodere di like e seguire le nostre ragazze con le notizie quotidiane. No! Siamo 0-0, parte bassa della prima ripresa. Sì, e vai! È un lancio pazzo che spinge Ferrari in seconda. Wild pitch, corridori in seconda, un out. Nel box un ball e due strike. Dai! Dai, è Serena, a riprendersi, dai, dai! Oh, l'hai portata? Sì, ho preso il volo, quella che è caduta. La prima, la prima no. Cioè, la seconda. No, neanche. Ma la seconda è la seconda. E io ero lì. Ma non l'hai presa? Però non l'ho presa. Ma non l'hai preso il volo? Ok. Come hai visto? Allora, Mariano? Come è andato? Come è la palla figliolina? Lì ci siamo fatti a pugni. No, però ce l'avevo io! Ci siamo fatti a pugni, l'avevo già spaccato. E hai una spaccatura qui. Oh, togliete! No! Bene, bene, bene! Due out. L'assistenza è 5-3. Due eliminati. Due gol.
Corridore in terza e Leonard nel box. Dove? No! No! E c'è la bella presa al volo da parte di Susanna Soldi che chiude questa situazione un po' pericolosina. 0 punti segnati e corridore lasciato in terza. Forza ragazze, andiamo a fare sti punti. Dai Manu, facci un saluto in diretta. Così non mi sembra il caso. No, effettivamente Manu va bene. Quando hai finito di mangiare, Manu. Ma non ti vedo, ti sento che basta. Non ti vedo, ti sento che basta. No, gioco bello. Beh Max, effettivamente si vede bene però, mancano solo i due angolini. Appena appena. No, si vedono tutte e tre le basi adesso. No, le basi sì, ma mancano i due angolini. Ho capito. Però vabbè, cioè, secondo me la qualità è... Pensa che una volta non c'era neanche questo. È già una grande novità, siamo tutti... Siamo già in fibrillazione. Siamo anche orgogliosi di inaugurare... Grazie agli amici del bar del baseball e a questa partnership. Comunque il bar del baseball ha avuto un successo della Madonna. No, è incredibile. Non so come hanno fatto, ma negli ultimi mesi, cioè gli ultimi mesi, non so, un mese che stanno pum 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 pum. Ma è dall'inverno. Però nell'ultimo mese è pazzesco. C'è Bettinsoli nel box. Bettinsoli, uno dei nostri corridori velocissimi. Fable. Qui si sta meglio in montagna. Qua accanto a noi abbiamo anche il cosiddetto presidentissimo Tino Soldi, che adesso a cui faremo fare personaggione del mondo del softball. Grazie. Tino, ti pregherei di fare un saluto, che sei qua a vedere le tue nipoti. Beh, il saluto, diciamo, nello sport è come fare una... Come finire? 6-1 ancora. Tino è distratto. Scusi, ma hanno distratto. È come fare un happy hour, un happy hour in spiaggia. In spiaggia, una roba da 1000 la notte. Io comunque assistendo a queste partite qua, mi ringiovanisco almeno di 20 anni, 30 anni, via. Poi dai Tino, le tue nipoti ti hanno dato grandi soddisfazioni oggi. Certo, sono Alice d'accordo. E Arianna Nicolini. Arianna ha battuto un doppio a basi piene. Io le chiamerei figlie d'arte. Certo, e Alice anche. E poi ha tenuto bene in pedana. Esatto. Però il nonno è sempre molto critico con loro, è criticissimo. Guarda, molto, signora, come è andata a finire? Incredibile, come le sue di Basana. Tu capisci in italiano. Tu capisci niente. Riprendiamo, sempre Bettinsoli nel box, due strike e due ball. Comunque, anche un po' da 3-2.
Conto pieno e lancio decisivo su Bettinsoli. Sono arrivati anche i ragazzi di Senago, guarda lì, da belli fosforescenti. Ci abbiamo anche i Senago Boys che hanno giocato contro Paternò. Stasera? Sì. E hanno vinto, giusto? Contro Paternò? Mi sa di sì. E adesso sono in arancione fluorescente. Strike out Bettinsoli, primo out. E nel box c'è Brugnoli. Confermato, i ragazzi di Senago hanno vinto 5-1. Ora sono qui a sostenere la squadra del Saronno. Il conto nel box, un out. Incredibile. Brugnoli ha rischiato di colpire Nicolini in foul. Anche di più. Sono gentile. Castro dà un'indicazione a Sara Brugnoli, fa il buco. E c'è il capitano nel box. Stavo andando a casa, ma prendendo l'aperitivo e facciamo la conclusione della partita a sto punto. Salutiamo anche Rossana, Thomas che si è collegato adesso e Luca Leonesio. Invitiamo tutti quanti a invitare amici a iscriversi al bar del baseball e andare sulla nostra pagina Saronno Softball a mettere un like, un mi piace per seguirci. Tre bolle e uno strike. Grande Carletta che mi commenti e mi dici 0-0, è il mio help. Max, l'unica cosa che ti sta facendo fuori tutti i giga. E c'è un bel contatto da parte di Francesca Betti che gli consente di arrivare in prima. Mm.
Ed era valida per Betty. Due out, corridore in prima, e nel box c'è la Martina Brugnoli. No strike. Due strike su Marta Brugnoli. Come va? Come la vedete l'inquadratura? A me sembra buona da qua, però. Se gli mettiamo, se facevamo la c'è un tentativo di pitch out, non riuscito. Grazie Thomas del feedback. A colleghi non ci sei. Piove. E c'è, raccoglie al volo l'esterno centro per il terzo out. Il risultato, Gianluca, è di 0-0 ancora la parte alta della seconda ripresa. Interrompo momentaneamente per fare una chiamata alla mamma. Se vuoi prendere la mamma, ci siamo mica così. Ok, riprendiamo la nostra diretta. Oh, c'è il nostro amico Welting Cabrera collegato. Ciao Alex. Saluto mia mamma. Salutiamo mamma che è in Venezuela, Alex. Facciamola collegare, mamma. C'è la grande assist, grande presa da parte di Susanna Soldi per il primo out. In tribuna si gozzoviglia, non posso girare ma si gozzoviglia. Si beve in compagnia, niente di che. Io no, eh. Quindi Gianluca tranquillo che non straparlerò. Sobria, sobria. Sono vecchie abitudini. Monica Soldi, mamma di Alice e Arianna Nicolini, si è presentata in tribuna con un bel quadrifoglio in mano. Ah, sei fogli addirittura, come sei punti della prima partita. Belli, non è un caso effettivamente. Andiamo a raccoglierne per questa. Ah,
Dai Ale, fammi un saluto. Ciao Igor. Ciao. Sorpresa. Va bene, va bene. Ma andiamo a mangiare qualcosa? Ma è me. Bella cosa. Dai. 6-3, l'assistenza. Nicolini soldi per il secondo out. Sembra che a Collecchio hanno sospeso la partita per pioggia. C'è qualche inside e da Collecchio sembra che abbiano sospeso Collecchio Caronno per pioggia. Non so se sono ripartiti o... Adesso cerchiamo di capire se sono ripartiti. Sei pronto per la comunione? Alla cresima. Il fracasso che fa la cresima. Ah, cavoli. Terzo strike ed è strike out. Allora, siamo alla chiusura della seconda ripresa. Il punteggio è di 0-0. Equilibrio in campo e per ora dominio delle lanciatrici. No. Ma da lì non parlare? Gliel'hai detto da Brescia? Sì, la stanno guardando. Bravi. Finito. Eh? È finito, è andato finale, ha vinto Caronno. Ha vinto Caronno? Adesso ho provato a vedere cosa si vedeva quando lì, no? Si carica, rimane la... Sì, c'è stata... Hanno sospeso. Guarda, guardale saluto la fidanzata, eh? No? Bene, allora, bene. Un saluto in diretta fa Venezuela. Che bello! Dammi la seconda voce! Riparte Sarollo con Nicoletta Motta. E noi a questo punto vogliamo tutta la Liguria collegata. Tutta proprio. Forza, Flavia Ciliberto, pompami sta diretta. Allora, Caronno ha vinto a Collecchio 3-1. Ok, aggiornamenti. Caronno vince a Collecchio 3-1. E Bollate sta vincendo 1-0 al terzo inning con Nuoro. Mentre il girone B gioca tutto domani. Il girone B prevalentemente gioca praticamente tutto quanto domani. Ecco.
se l'obiettivo di lui non è mangiare. Ah. Ma penso non ci si vede. Strike out. Un out nel box, il lead off Alessandra Rotondo. Un out nel box, la battuta Alessandra Rotondo. Sei tre. Due out, nessun corridore sulle basi, nel box c'è Arianna Nicolini. Devi vedere, mi devi sentire. Due out, c'è un bambino, guarda, c'è un tribune, vai là. Io? Eh sì, Questo è il razzista, questo è il razzista, dicendo cose interessanti e serie. Chi? Tu vedi che la gente capisce. Se non parla della Juve, parla del soldo. Cazzo, sì. Perché non può. Ma che sei te? Ma di volta che tu ti connetto più schiaccia. Due ball. Come prima! Dove questo suo ricordo? Oh, dai! Tre uno. Era più bassa di quella di prima. Dai che una vola. Tre uno nel box su Arianna Nicolini, due out, nessun corridore sulle basi. Dai Susanna, dai. Corridore in prima. Braccio, braccio. Dimmi la Paolo. Corridore in prima, due out, nel box c'è Susi Soldi. Magari con uno strike. Nino De Oro, io mi volevo che lavoravi sopra. Lavoravi sopra. Double, uno strike. Stasera tocca a me. Prendevo il numero come la farmacia. Io dico, prendi
Caiati, vedi? Non avevo i capelli lunghi. Ah, vedeva, abitato da un faceva lo scemo. Faceva lo scemo. Nella borsita. Voglio fritto. Lei poi ma ci va a prendere qualcosa per te. Ma non quello che pensi te. Punteggio fermo sullo 0-0, parte alta della terza ripresa, Saronno sta attaccando e Legnano difende. Ma che bella, ma che valida! Insidiosa in foul ball. Un ball e due strike, sempre su soldi. E Susi, vai tu, vai tu! Mamma mia! Nacho! 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 Ciao! Sì, è cacciuto! Eso! Susi, Susi, Susi! Ehi, ehi, ehi! Ma che faccia da pedretto! Mamma mia, che errore! Brava! Siamo! Un ragno! Peccato. Chiusura della parte alta della terza ripresa, 0-0. Cagnolino dove? Comaste il perro, comaste il perro. Il gatto? Comaste il gatto. Il gatto triste. Andiamo con il gatto, c'è il perro, l'elefante, la vaca, il lombrico, come fa la culebra, il cavallo, il perro oveja, il burro con macho. Il burro, tieni. Oh Mauro, il lombrico, il burretto, e la giraffa. Il lombrico come fa? C'è nessuno che lo sa. Il gatto è come se fosse un gatto. Il gatto fa un po'. Il gatto fa un po'. Il gatto fa un po'. Nacho, Nacho, mira lo que te trajo la. Ajá, la voy a botar a la casa.
Vedi la mano. No, mi devo fare caffè. Ah, bueno, bueno, qui a Bonai. Ancora niente. Parlando anche in giapponese. Come me quando avevo 4-5 medie e poi gna gna. La stessa lì. È vero, 4-5 o 2-3? 4-5 o 2-3? Comincio, dice che anch'io parlo come Nacho dopo 4-5 minuti e faccio gna 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 gna. Ma 4-5 o 2-3? No, 4-5. Ma io lo voglio dire. Come dicono tutti i professori, non devi mai fare la terza media. Un out, nessun corridore sulle basi. Nel box Greta Turati per Legnano. Un ball e due strike. No, quella no. Mi chiedono se le conosco tutte. Diciamo la maggior parte. Parte bassa della terza ripresa, 0-0. Conto pieno. Raccoglie al volo Arianna Nicolini, molto bene, dietro a Serena Bognardi. Secondo out. Ma non ti butto via la pigna. Fa buono uno strike. Qui fa veramente veramente freddo. Tira la bora. Come al solito si esagera sempre. Basta un filino di vento e qua ti si... Io sono freddolosa. Sì, come tutte le donne. Chiudi! Sarà la puerta! Terzo strike ed è strike out. Si chiude così la parte bassa della terza ripresa e il punteggio di 0-0. Settimana vado via un ragazzo di sento di mattina poi gli altri giri di come dico la lavorazione vai a via un giro no io no devi andare piano, non puoi spendere tutti questi soldi. Vabbè, ah, mi sa che sta cadendo Max. Lo scotch.
No. Allora, ok Max, fatto un sostegnino, un'auto raccolta al volo in tuffo Alice Nicolini da Chiara Giudici, e adesso con un'auto nel suo corridore in base nel box Valeria Bettinsoli. Valeria Bettinsoli che rappresenta la provincia bresciana e i parenti la stanno seguendo in questo momento. Vogliamo un commento dai parenti. Il commento è pota. Pota. Pota gnara. Maxini in mezzo! Ti do il conto, ti do il conto. Ma cos'è? No, sei un... Ah, c'è stato più grande, ti ha fatto cognasso. Ma che ti suonano come un tamburello. Mi ha messo gli occhiali. Tre ball su Valeria Bettinsoli. Pensa che bello che sta andando avere un bambino. Mica devi fare la carrozza. Metti che la carrozza per un po'. Ma io non voglio fare neanche il danno. Tre ball e uno strike. Sai quanta birra che gli puoi. Voglio fare i fatti miei. Prendo una canna da peso per pescare. Vabbè, quando almeno di fianco. La donna, lo tiri. Non avevo la bambina di fianco in piscina. Io stavo leggendo la gazzetta dello sport, è finita dentro la carrozza. Nacho! Saluta, saluta, Nacho! Ieri che è il momento preciso. Quando me ne sono accorto, sono caduto in piscina. Saluta la nonna in Venezuela ed è valida di Valeria, saluta! Ci abbiamo qui in postazione con noi Nacho dal Venezuela. Nacho dal Venezuela, saluta. Fa ciao ciao, non parla però. Corridore in prima nel box Sara Brugnoli, un out. Vuoi un po' d'acqua gassante? E sull'errore difensivo della battuta di Brugnoli, Valeria Bettinsoli viene spinta a casa per 1-0 Saronno. Grande corsa di Valeria. Nacho, sì, Nacho. Manda un besito. Oh,
Che culo! Pensavo che... Nacho! 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 Ragazzi, abbiamo un pubblico dietro la curva a Saronno che è multilanguage. Passiamo dallo spagnolo al bresciano, pugliese, come se niente fosse, e anche con un po' di francese. Ora lo spuntone, ora. Corridore in seconda, un out nel box, il capitano Francesca Betti, seconda base. E Saronno conduce per 1-0. Strike. E poi quando è stanco si addormenta, quando finiscono le due. Vuole fare la scala? Sì, ma non lo puoi campare così. Sono tagliato. Un vuole due strike. Dai, porta a casa! Arte, 2-2. Stasera niente lavoro. No, no, è sabato, domenica niente. Sbagliato? Sabato, domenica non lavoro. E tu lavori? Stanotte sì. A casa? Voi dovresti mettere lì? No, perché? Sempre conti invariato. Oh, stiamo toccando quasi la punta del 30 persone collegate. Noi vi ringraziamo chiaramente perché insomma ci state tenendo compagnia. È una piccola comunità. Assolutamente sì. Mi raccomando, cerchiamo tutti quanti di condividere il più possibile la diretta sulle nostre pagine per far collegare sempre più persone. E poi chiediamo a tutti quanti di invitare i più amici possibili per far conoscere il nostro sport, il baseball e il softball, sulla pagina del gruppo Il Bar del Baseball. E io personalmente con il vicepresidente e tutto quanto Saronno Softball vi chiediamo di seguirci sulla nostra pagina Facebook Saronno Softball. Francesca Betti sta tenendo duro il nostro capitano, conto pieno del lancio decisivo, un out, corridore in seconda. Ha fatto almeno 10 lanci. Sì, sì, sì. Ti riposi un po', gira. Brava France. Quarto ball ed è base ball. Bene, con corridore in prima e corridore in seconda, c'è un sostituto battitore per Saronno, entra nel box
Camilla Pellegrino. Adesso voglio vedere tutti quanti i commenti dei piemontesi collegati. Alto Piemonte. Altissimo Piemonte. Cuneo. La nostra giocatrice che viene da Cuneo. Scusate, basso Piemonte, ci correggono, basso Piemonte. Perché la geografia qua è un po' un'opinione. Piemontese quella, eh. Fabol. Dai Camilla! Ah, anche il mio amico Piero Dusi sta guardando la diretta. Piero, ti saluto. E poi sta guardando la diretta Roselyn, la moglie del nostro manager Larry. Banta al volo, bella l'azione difensiva. Grazie Claudio, ti salutiamo anche noi qua da una fredda Legnano. Tu a Grosseto sicuramente starai meglio. Grazie anche a Roberta. E io invece ringrazio Gianluca del Bar del Baseball che mi ha invitato a far parte dello staff. Ma che dobbiamo andare a mangiare il bue di Carrù? Dal Pellegrino. Quando c'è la sagra del bue di Carrù dobbiamo andare a mangiare. Io e tu. Quando farà la polenta d'aria? Andiamo vicino alla lavagna. Ah, lo giro, diciamo, a tavola. Vieno gastronomico. Bravissimo, ma non avevo dubbi. Questa è la nostra presidenza. 1-3, si chiude così questa parte alta della quarta ripresa con un punto segnato e due corridori rimasti sulle basi. È come il Kobe giapponese. Roselyn, siamo tutti felici che adesso puoi guardare Larry e le ragazze, ma noi non vediamo l'ora che tu venga qua direttamente con Alex. Ti aspettiamo. No, mi vola il telefono giù, lo stai tenendo? E come mai si muove? Oh porco cane. No, adesso qua bisogna fissarlo, mannaggia. Alessandro Borghese. Ale, vuoi una parola per te? Dai, adesso faccio venire anche Massimo. Facciamo un saluto ad Ale, figlio di Larry, che è collegato. Ciao Alejandro, champion, come dice il tuo papà. Grande Liga, ti aspettiamo. Ciao Roselyn. Certo Roby, te la salutiamo Maristella. Adesso appena esce glielo diciamo. Dai sere, dai sere. Noi lo chiamiamo
Rebecca Ferrari. Il risultato è di 1-0 in questo momento parziale per Saronno. E siamo alla parte bassa della quarta ripresa. Dai che mi fai sanguinare un orecchio, smettila. Raccoglie al volo Marta Brugnoli per il primo out, un out, nessun corridore in base e adesso nel box c'è Giudici. Fa sanguinare le orecchie. Se ridi, non riesce a fischiare. Sembra un serpente. Tanto peggio di questo. Raccoglie al volo Valeria Bettinsoli per il secondo out. Così è fatto, c'è mai valide. Siamo ancora con questa storia. Oggi mi ha raccontato tutta la favola, no? Harry Potter. Ah, la diretta dice 32, siamo al record per ora. Invece Piemonte, Martino, mi dice la Umer che sei uno spettacolo sentito in diretta. Dai Sara, tiro bene. 5-3 l'assistenza su Leonard e chiudono così la parte alta dell'attacco di Legnano. Ciao Roby! Salutami la Sabro e tutta la squadra. Guarda che arriva. Eh sì, punta di 35 Thomas, è vero. Forza, forza, sceriamo il video e la diretta. Punta di 35 accessi. All'attacco, Pietro Rodi! Ivano! Punti di 35 abbiamo avuto. Nel box lead off, rotondo Ale. Mette giù un gran bel bunt ed è valida! Bella valida di gambe, Ale! Brava, bravo! È un singolo! Brava, Giovanna! Brava! Sì, Thomas, è vero, un successo, è veramente una figata! Soprattutto perché non facendo lo speaker ufficiale posso dire un po' quello che voglio, insomma. È bello anche l'interazione.
Vai, vai. Grazie Roselyn. Saluta Tenerife. Io vedo solo Gianluca. Grazie che mangio alcuni primi. Il salito di oggi. Nel box c'è Arianna Nicolini. Tira giù il casco. È bello, è bello. Arianna Nicolini, colei che dichiara, fa un bunt bellissimo che permette a Rotondo di segnare il secondo punto per Saronno. Ciao Simona. E Arianna, colei che dichiara che va nel box e non pensa, e quando non pensa, pensa bene e fa bene. Altra piemontese in campo, Carlotta Andorno a correre al posto di Arianna Nicolini. Ricordiamo a tutti che il risultato è di 2-0, il parziale di 2-0 per Saronno alla parte alta della quinta ripresa. Con 0 out, corridore in prima, nel box c'è la terza imbattuta, Susanna Soldi. Grazie Simo, nel box c'è una delle tue. Ma gli hai dato i capelli giusti? Oggi le tue hanno fatto muy muy bien. Mi fa, come vuoi i capelli? Indietro, li faccio, no, tienteli pure. Ridi subito all'inizio, per se no ci rimane male per seconda. Ridi comunque. Adesso bisogna farlo. Brava Susanna. Brava. Sì, diciamo che oggi la tua squadra campione europea cadette ha veramente veramente fatto bene, le rappresentanti in campo hanno fatto molto bene. Marco, ti aspetto per una birra, sei dietro qui, vorrei ricordarti. Deve essere convinto. Sì, non lo di... proprio così. Adesso crediamo, adesso cantiamo brava Susanna se fa la valida. Se prende strike out, no, silenzio. Dobbiamo candidarci sulla scusa del caos. No, no. C'è lo swing per coprire la rubata di Carlotta Andorno, che con gran tuffo arriva in seconda. Conto pieno su Susanna Soldi, corridore in seconda, 0 out. Sì, però come ti allora non c'è questa rivalità. Sì, tipo calcio. C'è il doppio di Susanna Soldi che spinge appunto Andorno per il 3-0 Saronno. Corridore in seconda, 0 out. E adesso nel box c'è Alice Nicolini, la più grande delle due sorelle. Chi è che c'è? Adesso c'è la... Grazie mamma della Nico. Se non ti dava fastidio non lo faceva, ti dà fastidio, ma invece mi piace tutto il prodotto. No, non fischiava, come quell'anziano.
Un ball e uno strike su Nicolini. Go Nico, go! Sempre aria. Buono, mamma mia! Di 8 mm! Porca! Uscita di 8 mm! Ma della Gaspari! C'è la battuta di Nicolini che permette a Soldi di arrivare in terza base. Un out. Corridore in terza, un out, nel box c'è Valeria Bettinsoli. Valeria che è colei che ha sbloccato il risultato con quella gran corsa a casa base. Dai Vale! C'è un bel contatto che spinge appunto Susanna Soldi per il 4-0 a Saronno. Adesso con due out e nessun corridore in base, nel box Sara Brugnoli, terza base. Sara, sacchiamo la papuera. Chissà se è ancora collegato. Guarda la Sara, dai! Si chiude così la parte alta della quinta ripresa con tre punti segnati e Saronno conduce per 4-0. Go ragazze, go! Ma sei andato a vedere grande Roselin, disfruta la vita Yasakalapa fuera. Nel box si presenta un battitore molto forte per Legnano, Francesca Rossini. È il DP. Dime. Ciao, dillo in spagnolo, en español.
No.